con la buffa a bozzare, andiamo a governare. L'Italia non ha niente da invidiare, andiamo a governare. Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio del nostro Imperium Padanorum. Nello scorso episodio stavamo combattendo la Provenza per prendere questi territori molto favorevoli al commercio nel nodo di Genova. L'unico obiettivo era proprio prendere la Provenza per prenderci questo importante centro di commercio. Non accettano ancora, provate a vedere off video, a parte non abbiamo un diplomatico, quindi chiamerei a casa uno e chiamerei a casa quello da Colonia, vai, improve relation, torna a casa. L'entrea 3 e adesso andremo a attaccare, mettetevi tutti assieme. La Francia vuole un matrimonio, sì, volentieri. Vorrei vedere se ci cedono, questo ce lo cede anche la Provenza, no, io voglio anche la Provenza assolutamente, che dobbiamo andare a prendergli Anjou. Andiamo a prendergli Anjou, uniamo le nostre forze, non c'è nessuno, ah, dobbiamo chiedere prima il passaggio alla Francia, bastardi. Bastard inside, ask for military access, confirm. Yes, of course. Let's go. Anche se subiamo un po' di attrito, fa lo stesso. L'Ungheria non si è più fatta, ed eccoli qua. Hello, Ungheria. Che ne pensi di svalicare il confine e venirmi a attaccare? Non sarebbe una brutta idea da parte tua, così. Oh, eccoli lì che sono, si sono messi qua, bene. Andiamo a dargli un saluto. Ok, una trade league di Novgorod. La Boemia ci è andata giù pesante. Ah, si sono ritirati lassù gli infami. Ok, andiamo a Orléans, che ha un limite di 17. Ok, io faccio il solito magheggio per mettere il leader magheggio. C'è anche un modo per metterlo automaticamente, ma così non subiamo nemmeno troppo attrito tenendo ferme l'esercito. Andiamo ad assaltare quelli, vediamo se potrei anche attaccare. Vediamo se possiamo. No, non possiamo in alcun modo attaccarli. Vabbè, fa lo stesso. Ok, dobbiamo attendere la fine di questa guerra. Io ho intenzione di prendermi questi due territori e basta, per non avere troppa overestensione, eccetera, eccetera. Ci avviciniamo anche a 1450, momento in cui dovrebbe svilupparsi la prima istituzione. Infatti non ci dà nessuna ancora penalità. E dovrebbe essere Rinascimento, e dovrebbe apparire nel nord Italia, comunque in Italia, nel 1450. Quindi attendiamo con ansia in questo episodio l'arrivo del Rinascimento. Velocizziamo a 4. Norvegia, che cazzo vogliono Norvegia? Sai che sono vassalli danesi e siamo rivali con i danesi, vabbè. Sperando che questo assedio non ci porti via troppo tempo, ma ho come l'impressione che ce ne porterà via un po'. Prossimo obiettivo, iniziare a far così, iniziare. Trade contro la Crimea. Aiaiai. La vedo male. Proviamo a fare Build Spy Network, confirm. Perché siete andati in guerra con la Crimea genovese? Più che altro perché la Crimea è aggressione o difesa? Attacker, non sta attaccando bene naturalmente. Our cost was raided, 0. Ok. Two of kind. Più delle consorte accettano il loro limitato potere, sono devoti a una lista di vari passatempi, ma non Anetka, che viene dalla Russia, no, viene dalla Boemia, Anetka. E Genova è interessata nel doveri governativi, eccetera, eccetera, insomma, si interessa un po' alla politica dello Stato, vedete? Come e lì potremmo mettere una consorte che di livello 3 che è 50% più economica degli altri, o no, il nostro statement Rodolfo guadagniamo. Prendiamoci i punti diplomatici, la nostra consorte sta a casa a cucinare, donna schiava cucina e lava. No, scherzo ragazzi, non ditelo alle vostre ragazze, potrebbero lasciarvi all'istante. Ok, marketplace, facciamolo. Perfetto, qua abbiamo già bucato le mura. Sfondate le mura, proprio così, bam. Li abbiamo sfondati. Medium. Quindi dovrebbero essere abbastanza. My Duke, la Borgogna ha dichiarato guerra a Liege. No, Liege è nell'impero. Liege sì che è nell'impero, quindi l'Austria adesso arriverà. E infatti tutti, perché l'Austria è entrata in guerra, tutti amano l'Austria perché è entrata. Ma vaffanculo, va. Ritorno indietro dal Mainz, bastardo. Vabbè, è finito l'assedio di Anjou. Vogliamo dare una mazzata a questi o... Non posso manco prendergli questo perché no, non mi interessa. Prendiamoci allora i War Reparation.
Give up claims, non possiamo prendergli più nulla. Dacci i soldini, tutti i soldini che hai. E basta, abbiamo finito la guerra. Sho sho. Cosa è successo? Siamo stati scomunicati! Ma va a cagare, papa di merda, ci hanno scomunicato. Che malus ci dà la scomunica? Prestigio, tolleranza, e ovviamente possiamo essere oggetto di dichiarazioni di guerra, quanto credo. Bastardo il Papa, ci ha scomunicato anche lui. Vabbè, fa lo stesso, il Papa se ne può andare a fanculo, corrotto. I padani non si lasciano corrompere. E niente, anche i nostri piani di diventare imperatori vanno a farsi benedire, per il momento. Abbiamo una national decision. Lucca Friends, no, questo peggiora le relazioni con tutti, quindi no grazie. L'Aragona ha rinunciato alla Padania con il suo impero. Fai bene perché. Fai molto bene. Indipendenza della Lorena dalla Provenza. Abbiamo rotto la Provenza. Abbiamo rotto la Provenza. Non mi dispiacerebbe attaccare la Corsica. Il Rinascimento! Eccoci qua! Dal 14esimo wealth e il benessere e la potenza delle città-stati italiane sono state, hanno patrocinizzato, insomma, artisti e studiosi per esplorare l'antica, bla bla bla, insomma. Questo cambia tutto. Ok, in pratica l'evento ci dà più 100 punti di tutto. Attenzione, 100 punti di tutto. 20 di prestigio. Mantova diventa il birthplace del rinascimento. Bene, Mantova diventa il birthplace del rinascimento. Ottimo. Quindi adesso se noi andiamo a vedere la nostra mappa, oltre che ovviamente mettere punti militari per avere il bonus, andiamo a vedere la tecnologia. Adesso il rinascimento si dovrebbe iniziare a non scoprire, ma a dipanare, a espandersi velocemente intorno ai nostri territori, a quelli vicini. Quindi aspettiamo e vediamo. Intanto vorrei vedere cosa succede alla Borgogna che verrà. Potrebbe essere cosa buona e giusta prendersi un pezzo di Borgogna. Potrebbe essere cosa buona e giusta. Tanto la corruzione aumenta. Mettiamola. Siamo così, dovrebbe bastare. Rolling out corruption. E new pope, siamo ancora scomunicati? Dovrebbe essere morto il papa. Sì, siamo ancora scomunicati. Dobbiamo morire noi, penso, per... L'Ungheria è entrata in un'alleanza con Firenze. Potrebbe anche essere il modo giusto per attaccare Firenze e entrare in guerra con l'Ungheria. Excellent! Increase free trade. Perfetto, abbiamo anche un bonus. Ribelli separa 10%. Preferivo che lo mettessero più grosso, 16k, 16.000 uomini. Vabbè. Boostiamo, no, dobbiamo prima fare la tecnologia quella amministrativa. E visto che guadagniamo comunque parecchi soldini, sarei quasi tentato dal mettere. Vorrei vedere la mappa della coalizione. Ci vedono tutti abbastanza incazzati, perché ovviamente non siamo alleati con... Ah sì, siamo alleati con la Francia, perché la Francia... Mandiamo a migliorare le relazioni, va in più relation con la Francia, perché non si sa mai che gli vengano strane idee in mente alla Francia di... Nil Gibraltar, fabbrichiamo claim sulla Corsica, ok. E tu sei alleato con qualcuno? Non sei alleato assolutamente con nessuno. Take Corsica. Richiamiamo indietro il diplomatico dalla Corsica, dalla Liguria, non dalla Corsica, ops. Entriamo in guerra, subito. Entriamo in guerra con la Corsica, sì, con la Corsica, la Sardegna, i Liguri, con Genova, che anche se non hanno Genova. È alleata con Cipro. Che non mi preoccupa più di tanto Cipro, quindi... Confirm. La Trade League di Genova è stata dispersa, perfetto. Ciccio Pasticcio.
Hanno 4K di soldati, 4.000 soldati, noi 11.000 più il generale, quindi dovremmo riuscire a batterli abbastanza agilmente. Crossing penalty dovuto al fatto, ma li schiacciamo con la tecnologia anche superiore e andiamo a distruggere senza pietà. Ok, basta, quanti ne servono? Uno, ah, è già presa, perfetto. Ora che Genova comunque abbia una flotta abbastanza cazzuta, che non vedo in giro però, eh. Siamo in guerra con la Crimea? E i Nogai? Per quale motivo siamo finiti in guerra con la Crimea? Perché si sono diventati vassalli della Crimea i genovesi. Ok, quanti uomini ha la Crimea? Legion, military, armies, total. Crimea. Nogai ne hanno 14.000. La Crimea ne avrà di più, mettiamo in ordine alfabetico. Crimea. CCCCC, eccolo qua. Ne ha 13.000, tutti assieme possono darci dei problemi. Come faccio ad arrivare qua? Un bel problema. È un bel problema come faccio ad arrivare qua. Potremmo aspettare che siano loro a chiedere passaggio a questi, che non ce lo daranno mai. Ah no, ask for military access ce lo danno. Poi potrei chiedere alla Polonia. Sì, facciamolo. Ask for military access, confirm. In teoria se io chiedo alla Polonia, che dovrebbe darmelo anche alla Moldavia, ask for military access, avremo una relazione in più, lo sapevo. Vediamo se mettiamo in pausa, vediamo se posso arrivare qua. No, devo chiederlo anche alla Lituania. Ah, che stress. Ask for military, sono meno 2 punti diplomatici così a botto. Meno 2. Ok, faccio... Il Papal State ha dato uomini... Ma dimmi te il Papal State, che maiali. Allora, facciamo ritornare questi... Ah, però qua dobbiamo lasciare 1000 uomini perché finché rimanga sotto il nostro controllo. Forse no. 4 cardinali attivi abbiamo intanto. Vorrei aumentare l'autonomia qua 100%. Perfetto! Così non dovrei preoccuparmi dei ribelli. Qua mettiamo tech penalty così non abbiamo problemi. Perfetto. Allora, andiamo a affrontare i lituani mentre perdiamo punti come se non ci fosse un domani. Ok, possiamo arrivare laggiù. Andiamo. 11.000 uomini li lasciamo al sicuro a casa. Guadagniamo ancora soldi nonostante tutti i forti attivi. Andiamo in Crimea, in Yedizan. Eccoli qua, gli 11.000 del papato, che non hanno generale. Sì, io recluto... Quanti leader possiamo avere? 3 addirittura. 50 punti per un altro leader, sì dai, facciamolo. Arsenio Borghese, che non è nulla di eccezionale, ma va bene. Mi ha sprecato un po' di punti, ma abbiamo dei leader che sono comunque buoni, abbiamo i... nostri rappresentanti, no, rappresentanti, i nostri diplomatici che ci aiutano. Andiamo a distruggere il papato. Oh, non posso. Quante unità possono starci qua? 28.000, perfetto. Abbiamo fatto il core. Le nostre divisioni dove sono? Oh, sono già qua. Wow. Subiamo attrito. Ricordiamoci che stiamo subendo anche attrito. Tra l'altro, i Nogai sono qua giù. Non penso che possano passare nel territorio dell'Orda d'Oro. Saranno tutti qua, ci scommetto. Sono qua. Dovremmo riuscire a... Non possiamo passarci, infami. Dobbiamo attendere qua. Beh, ci permetterebbe di avere dei territori qua giù da conquistare, che non sarebbe male. È un imprevisto che ci porta bene, dai. We rule as we fit. Abbiamo soldi in abbondanza. Possiamo mettere, fare degli stati, ma non me la sento. Accettiamo che passino nel nostro territorio. Intanto perdiamo punti, però più 7 al mese è ottimo comunque, quindi.
Non mi preoccuperei più di tanto. Vediamo se ci attaccano, se hanno il coraggio di attaccarci. Giusto per non subire attrito. Facciamo il solito giochino. Diamogli il leader, dandolo. No, non ci attaccano. Questo è un esercito con molta cavalleria e pochi uomini, però lo utilizziamo per mettere a tappeto i territori della Crimea. Perfetto. E beh, eventi che non ci aspettavamo. La guerra di Crimea già adesso? Siamo in anticipo sulla tabella di marcia. Mentre la Borgogna sta venendo massacrata da tutti, poverino. 18.000 uomini sono lì a guardia. Provence. Potremmo rendere la Provenza il nostro stato, non so. Ok. Si sono abbiamo fatto uscire anche le loro navi. 15.000 uomini. Genua. Non penso che rimarranno sotto il nostro controllo questi... Non hanno altri forti comunque, quindi... Potrebbe essere anche cosa buona e giusta prendere i territori qua se riusciamo. Così da avere un modo di espanderci a est senza dare nell'occhio in Europa. Sarebbe ottimo, sarebbe davvero ottima come cosa. Caffa. Caffa anche non mi dispiacerebbe. Tanto il nostro manpower si ripiglia abbastanza, quindi... Ok, abbiamo preso anche questo. Andiamo ad Azov. La Crimea è già medium come entusiasmo, eh. Questi chi sono? Kazan. Ok. Tanto facciamo il giro e li attacchiamo da quest'altro lato. Mettiamo tutto il regno sotto assedio così da evitare eventuali altri problemi. Papato se ne sta lì e la Crimea spende soldi. Perfetto, noi ne guadagniamo 4 al mese, quindi siamo messi proprio... Siamo in una botte di ferro. Perfetto, anche qua. Vai a Cuba, cioè probabilmente hanno questi due forti qua e basta. Come sta andando l'assedio qua? No, vorrei vedere l'assedio. Un po' lento. Sweden! Continuano a romperci le balle quelli. Sweden, Sweden. Su. Ci attaccano, merda. Vediamo se riusciamo ad andarli a... Però li stiamo... Aia, no, 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 no. Abbiamo fatto la follia, merda. E perdiamo una battaglia qua, mi sa. Ok, ci ritiriamo. Dalla Crimea purtroppo è stata una battaglia brutta. Perdiamo un sacco di manpower più che altro, 7.000 di manpower li perdiamo così. Dove si sta ritirando? Ah, qua giù, ok. No, no, fermatevi. E andate in Crimea. Non pensavo che la Crimea potesse darci così tanti grattacapi. È stato un mio errore, è stato un mio errore, chiedo venia. Pardon! Pardon, pardon. Adesso se la Crimea è furba incomincia a riprendere, esatto. Ho fatto la follia di voler... Ho fatto la follia di voler attaccare questi e non è stata una bella idea. Ci vogliono 9.000 uomini qua. Aspettiamo che questi qua abbiano fatto l'assedio. Abbiamo già perso troppi uomini stupidamente proprio. In modo proprio stupido. È vero che abbiamo altri 18.000 qua e non possiamo attaccare il papato, peccato. Abbiamo un sacco di notifiche, guerra, ribelli. 40% Dagunyam, ma l'ho già aumentato qua la stabilità, perché dovete ribellarvi? Vi ho anche nazionalizzato, vabbè. Quando diventa rosso ci mando l'esercito. Ok.
Però sbagliato di nuovo. Peccato non poter attaccare Kaffa subito e farla finita. Qual è la capitale della Crimea più che altro? Crimea, questa qua, stiamo attaccando la capitale. Aiaiai, qua ci stanno venendo a rompere le balle. Mettiamo l'intero esercito qua, anche se subiamo attrito. Subiamo un po' di attrito, ma fa lo stesso. Dai però qua, su. Velocizziamo. Guadagniamo più 62 a causa dei rinforzi. Nei rinforzi ovviamente la Borgogna sta venendo distrutta. Si sono fermati laggiù, che è pianure, steppe. Oh, la Francia stava regalando delle truppe alla Castiglia. Chiamiamo il diplomatico. Dove, chi è che siamo alleati con la Castiglia? Miglioriamo le relazioni. Odio che non posso utilizzare la mia mod così, però fa lo stesso. La Boemia, anche la Boemia. Miglioriamo le relazioni anche con la Boemia, va? Miglioriamo le relazioni, visto che ormai con il... imperatore ci abbiamo rinunciato, almeno al momento. Sì, loro stanno riprendendosi le loro territori, ma... la vedo difficile. 2000, abbiamo ancora un surplus di 2000 uomini. Dai, su, sta crollando qua, perfetto. Oh, perfetto. È stato un errore, una svista, un errore di passaggio, dai ragazzi. Concedetemelo. Oh no, ma che palle. Che palle! Numero di stabilità. Boostiamola di nuovo. Oh, abbiamo finito la sede della Crimea. Passiamo a Kaffa. Passiamo a Kaffa. Anzi. Merda, 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 merda. Pausa, 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 pausa. Diamogli il leader, perché è morto il leader. Tanto che ridevamo e scherzavamo. Ok, stavolta li annientiamo. Squish? Non è squish, ma poco ci manca. Ok, abbiamo poco manpower, ma fa lo stesso. Vediamo se... ah, ci viene bloccata Kaffa. Non abbiamo nessun diplomatico, richiamiamo questi. Our Ey Renzo è industrioso! Mamma mia! Abbiamo 5 cardinali attivi, wow, siamo una potenza religiosa praticamente. La Crimea ha poca voglia di combattere. Allora, mi dai la Corsica. Annulli il... però vorrei farlo io, vassallo. E non posso chiedergli nient'altro. War Reparation, non mi dai War Reparation. Annulla il vas. Cioè non posso fare in alcun modo che io prenda. Cioè ci dovrebbe essere una legge che ti dice qua. Dammi. Ah, questi stanno governando. Mi dai la Scio, cos'è Scio? Ah, sono delle isole qua. Su cosa? Dammi niente War Reparation. Neanche tutti i tuoi soldi. Mi dai 24? Sì, va bene, send demand, dai. Ok, potete tornare a casa. E possiamo annullare tutti i passaggi. Chi è? Ungheria. Aspettiamo che tornino tutti a casa. Abbiamo le isole. Intanto qua ricordiamoci, dobbiamo... aumentiamo l'autonomia e nazionalizziamole. Perfetto, così abbiamo anche un'espansione contro gli ottomani già. Il che è ottimo. Ok, la Polonia ha cancellato il Military Access, ma l'avrei fatto io. Ask for Military Access. Ok, ce l'hanno già cancellato tutti, perfetto. Torna a casa, dobbiamo far recuperare un po' il manpower. Direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo preso la Corsica già, che ci dà la possibilità di attaccare poi Aragona, che è alleata con... Inghilterra e Tecleb. Inghilterra. England.
Mi spiacerebbe avere la Francia al mio fianco contro l'Inghilterra. Comunque, direi che per questo episodio è tutto. Un saluto alla prossima. Ciao ciao.